Allora, siamo entrati adesso nella Biblioteca Nazionale, dove siamo proprio all'ingresso della mostra, dove verranno illustrate opere inerenti alla vita di Giambattista Vico, al suo pensiero, alla sua filosofia. La nostra direzione era la sala in cui è nato Vittorio Emanuele III, il papà di Filiberto, è nato lì. Quindi era una sala. E, no, qui erano comunque le sale private, le sale private. La biblioteca è venuta qui nel 1931, credo, perché la Biblioteca Nazionale inizialmente stava al Palazzo del Museo Nazionale, allora si chiamava Palazzo degli Studi. Poi è venuta qui per la forte volontà di Benedetto Croce. Questa sala qui è la sala distribuzione, perché attualmente tutto il grosso del nostro materiale è stato informatizzato, per cui voi, collegandovi al nostro sito www.bnnonline.it, potete anche accedere ai cataloghi online. Quindi una volta che avete avuto accesso ai cataloghi, individuate fate una ricerca online di un testo che vi interessa, quindi anche da casa potete già individuarne la collocazione, che non è altro che la posizione, il posto che il libro ha nella biblioteca, perché dovete tenere presente che questa biblioteca si sviluppa su tre piani, però tra un piano e l'altro sono questi ammezzati. Al di sotto di questo piano ci sono ben due piani di depositi librari. Zeppi di libri. Quindi quando il libro arriva in biblioteca noi gli diamo una collocazione, cioè stabiliamo che quel libro, in base a dei criteri vari, sia di argomento sia di rarità, il libro si individua. Per esempio, questa stanza è la stanza A, la stanza sala prima, allora noi facciamo sala prima, scaffale 1, scaffale 2 all'interno, quindi e questa, creiamo una collocazione. Presa questa collocazione, quando voi venite e fate la richiesta del volume alla distribuzione, il collega sa immediatamente dove deve andare, per cui se io dico sala Africa va sopra, se dico sezione Lucchesi Palli lui va un'altra parte. Per la distribuzione c'è una serie di collocazioni che praticamente ci permettono di, una cosa che facciamo ancora e credo che si farà ancora per molto tempo, manualmente il collega distributore scende giù nei magazzini, individua il volume, lo prende e lo riporta, poi dipende dai 10 minuti alla mezz'ora a seconda del luogo dove è collocato il libro. Quindi questa è la sala distribuzione alla quale, venendo di persona, si fa la richiesta. Sta partendo adesso pian piano anche la richiesta online, però è una cosa un poco più complicata data la nostra ampiezza. Quindi quella è la sala distribuzione. Adesso il primo ufficio che troviamo sulla sinistra è l'ufficio di prestito. L'ufficio di prestito ci permette di, anche questa è una cosa che è stata di recente informatizzata, quindi potete fare anche il prestito online. Individuato un volume, i volumi dal 1850 in poi possono essere dati in prestito, quindi se a voi interessa un libro del quale vi serve di farlo tutto quanto, non potete o non volete o non potete venire qui a studiarlo, chiedete di prenderlo in prestito. Questo servizio è gratuito, quindi portando due fototessere e un documento di identità voi accedete al nostro prestito e quindi potete portare questo libro a casa mediamente per un mese. Poi alcuni libri che non potrebbero andare in prestito eccezionalmente li prestiamo per un periodo di 7-10 giorni. Allora, usciamo adesso dalla sala di lettura della biblioteca, dove la dipendente ci ha esposto come funziona non solo un po' di storia della sala, ma anche come funziona la collocazione dei libri e l'utilizzo del catalogo online, oltre a come prendere in prestito i volumi. La sala è la sala di reference. Praticamente qui i colleghi, delle postazioni collegate con internet, e i colleghi vi aiutano a fare delle ricerche dedicate per determinati argomenti. Abbiamo anche delle risorse elettroniche che potete vedere e qui abbiamo l'opportunità di collegarci anche con le biblioteche di tutto il mondo, comprese quelle americane. Quindi qui si vede, si fanno delle ricerche, e se uno ha bisogno di essere assistito per una bibliografia o per altre cose di studio, i colleghi vi aiutano. Va bene? Siamo passati per la sala prestiti e adesso siamo arrivati nella sala prestiti.
La sala referenza, è praticamente una sala in cui ci sono questi strumenti di ricerca che permettono anche di collegarsi con le altre biblioteche per agevolare la ricerca. Questa è una delle sale di consultazione. Le sale di consultazione sono delle sale che raccolgono prevalentemente manuali, testi, diciamo, bibliografie di vari argomenti, e questa è la sala che è praticamente delle collezioni. Lì in alto ci sono le collezioni dei classici con traduzione italiana a fronte. C'è l'edizione Toibneriana, che è una delle edizioni più importanti, ci sono tutti i meridiani, quindi le collezioni di tutte opere sia italiane, queste particolarmente sopra italiane, poi sono anche delle opere straniere. Le sale di consultazione sono delle sale nelle quali voi potete venire e quindi consultare bibliografie o testi specifici di vari argomenti, dalla storia, la storia antica, c'è anche un settore dedicato all'arte, con tutte dei repertori che servono ad individuare anche i nomi di alcuni artisti. Allora, proprio adesso siamo usciti da una delle sale di consultazione. Le sale di consultazione sono delle sale che raccolgono volumi di manuali, bibliografie, biografie, sia italiani che stranieri. Quelli stranieri ovviamente sono affiancati dalla loro traduzione in italiano. Sono ovviamente aperte al pubblico e soprattutto agli studenti che vogliono approfondire il loro studio. E ci è venuta ad accogliere la professoressa Roncaglia. La visita guidata, due parole sulle sale, che queste tre sale che attraverseremo. Queste sale sono sale abitate dalla famiglia reale dei Borbone dopo il congresso di Vienna, quindi nei primi decenni dell'Ottocento, e successivamente abitate dai Borbone fino all'Unità d'Italia, poi dai Savoia, poi 90 anni fa, dopo che i Savoia cedettero allo Stato italiano Palazzo Reale, si è trasferita alla biblioteca. Quindi noi abbiamo adattato sale pubbliche e private della Corte ad ospitare libri o altro, come nel caso di queste tre sale in cui abbiamo allestito la mostra. Questa che vedete è una saletta di gusto neogotico, come potete vedere dalla decorazione. Le due sale più belle, più suggestive, adiacenti, sono invece delle sale affrescate secondo il gusto pompeiano neoclassico, che andava molto di moda dovunque in Italia e in Europa, ma soprattutto a Napoli, visto che gli scavi di Ercolano e di Pompei erano prossimi alla città, e quindi all'inizio dell'Ottocento e per i primi decenni dell'Ottocento gli affreschi pompeiani e la riproduzione di quanto emergeva dagli scavi costituiva una fonte di ispirazione artistica e anche di decorazione, come vedremo nelle due sale adiacenti. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire due cose. La prima è che la nostra biblioteca conserva nei suoi fondi manoscritti e a stampa, conserva la raccolta principale di autografi, apografi e testi a stampa di Giovan Battista Vico e sulla sua opera e la sua vita. Che cosa sono gli autografi? Gli autografi sono i manoscritti scritti di pugno dall'autore stesso. Ecco qua, cominciamo a vedere, vedete? Quindi sono manoscritti, auto, in greco vuol dire se stesso, quindi grafo scritto dall'autore stesso. Nel 600 e nel 700, che sono i due secoli in cui Vico vive, fine 600, prima metà del 700, c'era la stampa e le edizioni a stampa delle opere, ma c'era un'abitudine molto diffusa tra gli studiosi e gli uomini di cultura di copiare a mano i testi dell'autore dalla stampa o da un manoscritto e distribuirli a mano, in una copia a mano che si chiama apografo, cioè scritto da un altro, non autografo, come se voi mi passaste una bella copia di una lezione di un vostro professore, e aveva lo stesso valore dell'edizione a stampa. Noi incontreremo autografi, apografi e edizioni a stampa.
Che sforzo abbiamo fatto per far capire a voi e agli altri visitatori meglio la figura di Giovan Battista Vico? Abbiamo cercato di ricostruire un poco anche il periodo storico in cui Vico vive. E la disposizione delle sale ci ha aiutato, perché la mostra si sviluppa su tre sale. Tre sono i governi politici che la città di Napoli capitale aveva durante l'arco di vita di Vico. Vico nasce quando c'erano i viceré spagnoli che dal 500 governavano la città per conto del re di Spagna che si trovava a Madrid. Quindi in questa prima sala noi immaginiamo Vico nascere e muovere i primi passi di letterato, filosofo e professore universitario, come vedremo, nel periodo del viceregno spagnolo. Vico nasce 20 anni dopo la rivolta di Masaniello, è un periodo molto importante per Napoli capitale perché dalle altre parti d'Italia ed Europa si erano diffuse, grazie a intellettuali lungimiranti, le opere dei grandi pensatori scientifici e filosofici del periodo. Per primo Cartesio, René Descartes. E dalla conoscenza di queste opere inizierà un dibattito tra quelli che sono i conservatori e quelli che sono gli innovatori. Vico si schiera tra gli innovatori, ma non accetta passivamente il meccanicismo del metodo cartesiano, lo rielabora, lo critica e lo adatta a quello che è il suo pensiero più originale. Torniamo indietro e vediamo com'era Napoli nella seconda metà del 600. Vico nasce nel 68. Questa è una stampa di Napoli, sempre vista a volo d'uccello dal mare. Guardate, potete fotografarla anche se c'è il vetro che un poco vi condiziona. Questo è l'esempio tipico delle raffigurazioni di Napoli. Napoli viene vista dal mare e viene immaginata dall'alto, pur non avendo i droni che ci sono oggi che ci permettono di riprodurre dall'alto un'immagine di un territorio. Quindi questo sforzo è molto ben riuscito, come potete vedere da questa prima incisione. Questa è un'incisione invece di Vico ritoccata, perché Vico aveva un volto molto più asciutto scavato. Qui hanno fatto una sorta di ritocco fotografico con l'incisione ottocentesca, lo hanno reso un po' più paffuto, però si riconosce la sua fisionomia. Vico nel 1728, quindi a metà già matura, essendo nato nel 68, viene invitato, come gli altri grandi personaggi degli stati preunitari, a scrivere la propria vita da uno studioso veneziano. E questa è la vita scritta in terza persona da Vico, che racconta le sue origini, ma racconta soprattutto quella che è la sua formazione culturale, i dibattiti che ha con i suoi contemporanei a Napoli e fuori Napoli, l'originalità del suo pensiero che lo porta spesso a discutere e non litigare, ma difendere le proprie posizioni originali rispetto al pensiero cattolico da una parte e laico meccanicistico dall'altra. Qualche anno dopo, il 28, Vico aggiunge un'ulteriore parte alla sua autobiografia, racconta quello che è successo dopo, e qui cominciamo a vedere per la prima volta la sua scrittura. Vedete, è una scrittura piccolina, regolare, appuntita, non calligrafica, non grande, di bella copia, ma è una scrittura d'uso, come diciamo noi che lavoriamo con le carte manoscritte. E sono 12 pagine in cui Vico aggiunge altri elementi alla sua autobiografia. Vico viene dalla famiglia di una modesta ma diciamo dignitosa, di un libraio, aveva molti fratelli, si sposa e avrà ben 10 figli, quindi avrà anche lui il problema non solo, come aveva da giovane, di stare in una famiglia numerosa dove c'era bisogno di guadagnare, ma da giovane sposo dovrà poi mantenere a sua volta una famiglia numerosissima. Questo è un atto molto legato alla sua vita privata. È l'elenco della dote che lui porta sposando la fidanzata che poi sarà la sua sposa. E qui c'è l'elenco di tutti gli oggetti che Vico porta, quindi la sua vita di studioso, la sua vita di uomo
del suo tempo. Vedete come cerchiamo di farvi entrare in un mondo che era molto affascinante, quello della fine del Seicento, già proteso verso la modernità. Come molti altri, all'epoca i letterati avevano una cultura abbastanza interdisciplinare, lui, pur essendo uno studioso di giurisprudenza e quindi di diritto e di materie umanistiche, inizia la sua attività scrivendo versi. Era una moda molto diffusa nel tempo, letterati, scienziati, uomini di cultura delle varie discipline, erano tutti poeti arcadi. L'Arcadia era un movimento culturale letterario in cui si poetava in maniera o libera o di occasione, e Vico rientra in questo schema. E queste sono le prime raccolte poetiche, le singole canzoni che lui compone in alcune occasioni. Affetti di un disperato, che già rende il dramma, il tormento di una figura disperata, e invece una canzone in occasione della morte di un celebre uomo politico e condottiero della Napoli del Seicento, Antonio Carafa, di cui che vedete raffigurato qui, sembra un po' il Re Sole, no? Per intenderci, ed era quello il modello dei gentiluomini, dei nobili e delle persone di corte di quel tempo. Quindi vedete l'armatura, però l'armatura si lega anche a un'eleganza nelle vesti, negli accessori, queste parrucche molto curate. E a questo personaggio Vico vedremo che dopo dedicherà una biografia, cioè la storia della vita di questo personaggio, che sarà importante per lui non solo come opera storica, ma anche filosofica. Chi c'era in quel periodo a governare Napoli? C'era un viceré, e questo era il Palazzo Reale al tempo. Vedete, era simile a quello che abbiamo oggi. Però se voi immaginate che adesso avete attraversato un rettangolo di Palazzo Reale, il primo corpo di fabbrica del Seicento era invece la sola facciata di Piazza Plebiscito e l'edificio retrostante, cioè non c'era tutto il grande edificio successivo. All'interno di questo Palazzo Reale che vedete qui raffigurato, uno degli ultimi viceré nel 1698 fonda un'accademia, quindi immaginiamo sale tipo queste, ma che si trovavano lato Piazza Plebiscito, meno eleganti, un po' più austere, ma sempre Palazzo Reale. Questa accademia che si teneva, che cos'era? Era un luogo dove si faceva cultura e ciascuno, secondo un ordine prestabilito, recitava delle lezioni agli altri membri dell'Accademia, quindi era un modo di incontrarsi, un circolo culturale del tempo tra gli studiosi più importanti. Tra questi c'era Vico, che tiene una lezione, leggete qua, delle scene sontuose dei Romani. Quindi già si occupava di storia, già si occupava del mondo antico, e però non studia un avvenimento storico, parla delle scene, quindi un modo di vivere degli uomini, abitudini, e quindi un primo segno dell'antropologia, l'interesse per le scienze dell'uomo e della vita dell'uomo, che caratterizzerà tutta l'opera di Vico. Questi sono due manoscritti che contengono tutte le lezioni e gli interventi dei vari studiosi. Questi sono due, ne abbiamo altri tre. Il più importante, copia manoscritta, si conserva alla corte a Madrid, perché a parte si conservava a corte ed è rimasto nelle biblioteche spagnole. Noi abbiamo una copia in 5 volumi, importante anch'essa, e quindi l'abbiamo presentata. Qual era il re di Spagna del periodo? Era Carlo II, vedete? È realizzato qui in quest'opera in suo onore, e gli hanno fatto una specie di teatro intorno. Guardate, ci sono, vedete, il drappo, le figure, un tempio in cui viene inserito l'ovale con la sua raffigurazione, ci sono queste figure ai due lati, e nel cartiglio sotto c'è il suo nome a cui viene dedicata un'opera. E in questo caso è un altro importante, perché essendo a colori ci fa vedere un pochino com'era rispetto al bianco e nero e l'incisione, ci fa vedere com'era la moda delle figure importanti politiche e religiose del tempo.
viene realizzata una delle tante opere poetiche in cui, con componimenti dedicati a Carlo II. Vico ne scrive uno e questa è una copia di altra mano, quindi un esempio di apografo di componimento, del componimento di Vico che si conserva insieme agli altri nel testo a stampa. Tutto chiaro finora? Sì. Rimaniamo nella lama spagnola, vediamo un'altra incisione molto bella, in cui un po' più grande dell'altra, in cui si cominciano già a vedere le stradine, si vede il maschio angioino, si vede il molo, si vede l'approdo, quindi entriamo un po' più nel vivo della storia della città e ricordiamo un episodio, ci fu poco prima che gli spagnoli andassero via, ci fu una congiura di alcuni nobili contro gli spagnoli per prendere il posto negli spagnoli della guida del regno. Questa congiura era guidata dal principe di Macchia, fu sventata, cioè fu scoperta prima che scoppiasse e queste persone furono imprigionate, processate, eccetera. A Vico viene chiesto di ricostruire la storia di questo avvenimento e questo sempre in latino, state notando che finora Vico scrive come tutti gli altri molto in latino e poco in lingua italiana. In latino ricostruisce in questo De Partenopea congiurazione questa vicenda, facendo storia contemporanea, cioè quasi cronaca, perché descrive un avvenimento avvenuto proprio in quell'anno, non qualcosa di avvenuto in precedenza, e lo fa non giudicando, ma sicuramente facendo capire che questo tentativo era un tentativo destinato a fallire perché non era ben organizzato. Nel frattempo, proprio alla fine del secolo, del 1699, Vico si laurea in legge e vince il concorso per insegnare eloquenza o retorica all'università. E questo è il testo di una delle orazioni inaugurali che Vico pronuncia su incarico dell'autorità all'inizio di ogni anno accademico. E non sono orazioni formali o prive di contenuto, di occasione, sono orazioni in cui lui comincia a inserire i grandi concetti del suo pensiero, quindi l'importanza del ruolo dell'educazione per formare dei corretti cittadini, l'importanza dello studio delle materie umanistiche e giuridiche in modo particolare per la creazione della nuova classe dirigente, cioè dei futuri uomini di governo del regno e della capitale. Nel frattempo, dopo la fine di questa congiura, il nuovo re di Spagna, Filippo V, viene in viaggio in Italia e si reca anche a Napoli. Guardate, un'ennesima riproduzione dell'uomo di potere. Vedete tutti i simboli del potere come sono raffigurate in queste illustrazioni. Quindi non è un'antenata, questa non è semplicemente un'antenata di una fotografia, l'incisione, ma è anche un modo di rappresentare il potere da parte di chi realizzava queste incisioni. E questo è molto importante perché non è solo un'illustrazione piatta, ma possiede al suo interno ogni elemento, ha un valore simbolico che è importante riconoscere proprio perché in questo modo si dà l'impressione dell'importanza dell'uomo di potere, civile o religioso. E nell'occasione Vico compone un panegirico, un'esaltazione del sovrano. In questo Vico rispecchia lo spirito del tempo, ma non è mai plagio il suo, è un encomio secondo il gusto del tempo. E con questa teca si chiude il periodo spagnolo. Perché? Perché nel 1707 a Napoli arrivano, per un piccolo numero di anni, arrivano gli austriaci. Quindi cambia la dinastia, ma non cambia il viceregno. Gli austriaci sostituiranno gli spagnoli nella guida della capitale e del regno. E qui
incontriamo un'immagine fotografatela perché è molto interessante. Questo è l'ingresso del nuovo re austriaco a Napoli, quindi si rende visibile ai nuovi sudditi. E che cosa c'è in alto? Chi lo riconosce? San Gennaro. Perché? Perché San Gennaro, quindi simbolo della fede della popolazione napoletana, è sempre presente in queste raffigurazioni di potere, perché il potere religioso approva e protegge il potere politico. E questo lo vediamo raffigurato in maniera molto evidente in questa incisione. Per l'arrivo di questo sovrano, Vico dedicherà al sovrano l'unica edizione a stampa delle sue orazioni inaugurali, De Nostri Temporis Studiorum Ratione, in cui spiega che cosa significa per i giovani studiare all'università, che valore ha lo studio nella formazione di un giovane, dedicato, come dicevamo, a Carlo d'Austria, vedete? A due anni di, siamo nel 1709, l'anno successivo, nel 1710, pubblica una piccola operetta in cui comincia ad affrontare lo studio della civiltà. E come si chiama questa operetta? Si chiama di antiquissima Italorum Sapienza, quindi sulla sapienza degli antichissima sapienza dei popoli italici precedenti i romani. Ed anche qui inizia il suo modo di affrontare la storia della civiltà, in questo caso partendo dalla penisola italiana. Però all'interno di questa operetta inizia anche la sua interpretazione di quello che deve essere un pensiero moderno, filosofico e scientifico, basato sia sull'uso della ragione, ma basato sull'esperienza empirica di ciò che si fa e che l'uomo fa, e legato alla metodo analitico, esperienza legato alla visione di un uomo il più possibile completo nelle sue parti. Questa è la raffigurazione della facciata del vecchio palazzo degli studi, l'università. Dove si trovava? Si trovava dove ora si trova il museo archeologico. Immaginate, questa è una raffigurazione abbastanza accurata, e immaginate che però tutta la parte sottostante, cioè quella che noi ora chiamiamo via Pessina, che scende verso l'attuale piazza Dante, era tutta campagna. Quindi questo palazzo si trovava su questa collinetta e aveva intorno ancora campagna. Perché? Perché piazza Dante, come adesso, è stata realizzata nella seconda metà del Settecento. Prima era il luogo dove si teneva il mercato del grano. Vabbè, quindi queste sono tutte occasioni per conoscere com'era la Napoli di quegli anni. Riuscite a fare un po' di sforzo di immaginazione, perché è importante, e poi vi resta come ricordo di questa visita. Questa è una lettera che Vico scrive ad un suo amico e estimatore, nella quale fa capire quanto è importante la polemica, la discussione tra studiosi di opposte opinioni, sempre nel rispetto reciproco delle posizioni di ciascuno. E quindi è una lettera molto importante, perché è come se, rispetto all'opinione attuale anche, perché come adesso, quando sui giornali o sui social o in televisione c'è una polemica fine a se stessa che non porta a un vero dibattito, e noi ce ne accorgiamo e siamo critici di tutto questo, Vico per i suoi tempi cercava di fare una discussione di carattere culturale che fosse di contenuto e non solo di polemica tra le persone. E questo è un altro piccolo insegnamento che lui fornisce ancora oggi a noi. Passiamo alla seconda parte del periodo austriaco, e ritorna quell'Antonio Carafa di cui parlavamo prima, e di nuovo altri due esemplari di quell'opera che Vico scrive. Vedete i frontespizi in cui si alterna il rosso e il nero? È un segno di eleganza del frontespizio, in cui il doppio inchiostro fa risaltare anche
le varie parti del titolo e delle altre notizie. Quest'opera, dicevamo, è importante non solo per la vita di questo personaggio che è stato un grande condottiero, ma è stato anche un uomo politico. Quindi Vico riprende, nel valutare il suo operato, riprende molto di quello che era il pensiero di teoria politica di Machiavelli. Avete studiato Machiavelli in letteratura italiana? Quando lo farete capirete il senso di questo, di questa mia affermazione. E nel fra queste sono altre lettere scritte da Vico e dai suoi interlocutori, e questa è la prima grande opera, sempre scritta in latino, in cui Vico affronta i grandi temi del diritto universale. Sembrerebbe una cosa noiosa il diritto, ma in realtà all'epoca lo studio del diritto universale e del diritto naturale era un modo di affrontare giuridicamente, ma anche filosoficamente, la figura degli uomini nel corso delle varie tappe della città rispetto a quelli che erano i poteri, quindi il governo che avevano, e se gli uomini erano considerati solo sudditi o anche cittadini, se gli uomini partivano tutti uguali al momento della loro nascita o se già all'inizio c'erano delle divisioni sociali che ne avrebbero condizionato la vita. Sto semplificando molto i concetti. Ed sono comunque queste opere latine, apparentemente per addetti ai lavori, che costituiscono l'approfondimento che Vico fa su questi temi e lo portano a produrre qualche anno dopo la prima edizione della Scienza Nuova, di questa nuova scienza che lui inventa e crea per dare una risposta alla storia della civiltà, alla storia degli uomini, che riguarda il loro passato ma anche e soprattutto il loro presente e il loro futuro. Questa è la sala più bella di Busto Pompeiano, poi con questi affreschi alle pareti. Riprendiamo il nostro racconto. Vanno via gli spagnoli perché, e gli austriaci dopo gli spagnoli perché? Perché nel 1734, in seguito a scelte politiche di politica europea tra le grandi famiglie regnanti in tutta Europa, Carlo, figlio di Elisabetta Farnese, giovanissimo, riceve in eredità, invece di ricevere un palazzo, una villa o un altro possedimento, riceve un regno, che è quello di Napoli. E quindi giovanissimo arriva a Napoli, 1734, e sarà il primo sovrano che inaugura la dinastia dei Borboni, che significa una dinastia completamente autonoma, non è più viceregno, Napoli e l'Italia meridionale, ma diventa regno. Quindi per i napoletani del Settecento, il 1734 diventa il loro primo vero sovrano, come se fosse un italiano per noi oggi, è chiaro, non più un dominatore straniero. Questo è molto importante perché farà grandi riforme, migliorerà l'aspetto della città capitale, la cultura sarà molto seguita e promossa, inizieranno gli scavi di Ercolano e Pompei, verranno fatte grandi strade, grandi piazze, quelle che si chiamano le infrastrutture, quindi i ponti, gli acquedotti, inizia una svolta di grande civiltà per Napoli e per il regno dell'Italia meridionale. Carlo arriva a Napoli e qui in questo, qua dovete fare uno sforzo, venirlo a fotografare da qua perché il disegno è piccolo ma è molto bello. Anche Carlo entra a Napoli sul cavallo, accolto dai nobili, e questa credo che sia Porta Capuana, se non sbaglio, da dove entrava il sovrano. Poiché Vico aveva sperava di avere una cattedra all'università di un'altra disciplina, di una materia giuridica, sia perché era importante, sia per l'importanza proprio della materia, ma soprattutto perché gli avrebbe permesso di guadagnare di più rispetto alla sua numerosa famiglia. Purtroppo non la vince. E allora, in sostituzione di questa sconfitta, chiede al re di farsi nominare storiografo del re. Quindi che la corte reale considera lo suo autore di storie ufficiali. Questa è la lettera del primo ministro, come se fosse il presidente del consiglio dell'epoca, che nomina, per volere del sovrano, nomina Vico Reggio e storiografo. Siamo nel 1735.
Tre anni dopo, nel 1738, Carlo si sposa con Maria Amalia di Sassonia. Ed è l'occasione per grandissimi festeggiamenti. All'epoca si facevano giorni e giorni di festeggiamento per queste nozze reali, giovanissimi entrambi. Qua vedete sempre piccoli piccoli il re e la regina raffigurati. E accanto ai festeggiamenti ci saranno componimenti. Questi sono due esemplari del volume dei componimenti di cui Vico ne scriverà uno. E questo nome strano che vedete qua sopra è il suo nome come poeta arcade. Però Vico non scrive solo questi versi, scrive anche un'orazione latina che vedete qui autografa, in cui si complimenta per questo evento felice. Va bene? Quindi persona molto inserita nella vita ufficiale di corte e anche quindi noto non solo a Napoli ma anche nel resto d'Italia e anche nel resto d'Europa. Nel 1725, facciamo un passo indietro, c'erano ancora gli austriaci ma lo abbiamo messo qui per continuità di opera, Vico scrive la prima edizione della Scienza Nuova. Vedete questa operetta piccolina, già piena di qualche correzione perché ci sono delle correzioni in basso al frontespizio, e queste sono sempre corrispondenze private in cui si parla, si commenta, si giudica questa prima edizione dell'opera. È un'opera scritta in italiano finalmente perché Vico vuole raggiungere un pubblico più vasto. Il latino era la lingua degli studiosi, scritta in lingua italiana può circolare non solo negli ambienti culturali di Napoli, ma anche nel resto degli stati preunitari italiani in maniera più vasta. Ed è per noi, anche che la leggiamo adesso, è una scrittura impegnativa, però scritta in volgare, è per noi anche più semplice, se vogliamo, da avvicinare. Questa stesura della Scienza Nuova del 25 non soddisfa Vico. Perché? Perché gli argomenti trattanti sulla storia della civiltà, sulla politica delle società umane, la nascita della storia, costituisce per Vico un tema molto difficile. Scusi un attimo. Un tema molto difficile che richiede da parte sua uno sforzo di maggiore chiarezza per far sì che chi la legga capisca fino in fondo il suo pensiero. Quindi, dopo l'edizione del 25, a distanza di 5 anni, raddoppia l'opera. Vedete com'è alta questa? Siamo nel 1730. Il formato è sempre lo stesso, però Vico aggiunge parti nuove che servono a spiegare meglio questo suo studio sulla storia, sulla funzione della storia, l'importanza della nascita della civiltà rispetto alla preistoria, il fatto che la storia poi ripresenta situazioni simili attraverso quelli che furono chiamati i corsi e ricorsi della storia. Quindi, mentre sembra di aver raggiunto un progresso, c'è il rischio di ricadere di nuovo nella barbarie e di dover ricominciare per raggiungere di nuovo uno stato avanzato di civiltà. Tutto questo lui lo scrive nell'edizione del 30, però questa edizione, primo, è piena di errori tipografici. Vedete quante correzioni ci sono fatte a penna, quasi sempre da mano sua o da mano di altri. Ma poi è ancora insoddisfatto di quello che è il contenuto dell'opera, corregge e ricorregge. E questo volume manoscritto contiene, autografo, contiene le correzioni terze e quarte da aggiungersi alle prime e alle seconde. Quindi, come se voi, facendo un grosso tema in classe, non solo correggete una volta, ma correggete per quattro volte il contenuto del vostro testo per migliorarlo e renderlo più chiaro continuamente. Al termine di queste correzioni, Vico ritiene più pratico riscrivere in bella copia il testo che poi deve essere stampato nella versione definitiva. Ed è questo qui che vedete, che ha il valore maggiore perché è la versione finale del suo capolavoro. Vico muore
all'inizio del 1744, sarà il figlio Gennaro, che gli succede all'insegnamento universitario, a prendersi cura di far stampare, secondo il volere del padre, l'opera, che vedete nella versione definitiva il formato è più ampio e quindi anche più leggibile. Sono queste immagini che noi riproponiamo, piccola qui, nel foglio singolo qui, all'interno del volume. La famosa dipintura di cui vi ha parlato la professoressa Gilli Reda. La dipintura è un dipinto riprodotto su piccolo formato. E qual è la grande rivoluzione che Vico adotta? In questa brevissima immagine, come se fosse un flash, lui inserisce i simboli di tutti i concetti che lui tratta nell'opera. Quindi uno sforzo enorme di raffigurare pochi elementi che riassumono tutto il frutto del suo ragionamento. E in questo modo lui spera di essere più capito e di arrivare più al cuore e alla mente dei suoi lettori rispetto a presentare pagine e pagine di solo testo. E questo è molto innovativo, perché finora, fino ai suoi tempi, o si scriveva un testo di pagine normali o si facevano delle raffigurazioni, ma mai si era pensato di unire la spiegazione illustrata di un contenuto storico-filosofico. E questa è la sua grande novità, questo sforzo attraverso simboli e metafore di arrivare direttamente al cuore del lettore. E infatti lui che cosa fa? Quello che scrive qui, su un certo numero di pagine, perché contiene spiegazioni molto accurate, lui dice che cosa sono, cosa rappresenta ognuno degli elementi raffigurati. Che cos'è questa figura femminile? Che cos'è la figura maschile? Che cos'è il globo? Cosa sono ciascuno di quei piccoli oggetti che vedete in basso? Qual è il suo nome, il suo cognome e la sua qualifica? Io sono funzionaria bibliotecaria, mi chiamo Mariolina Rascaglia, e mi occupo della sezione manoscritti, delle attività culturali della biblioteca e sono anche vice direttore della biblioteca stessa. Bene, ci potrebbe descrivere in breve quali sono le figure professionali legate al turismo e le loro funzioni? Le figure professionali legate al turismo, per quello che può valere l'esperienza di chi lavora nei beni culturali, è soprattutto il compito di raccontare e descrivere in maniera efficace ai visitatori italiani e stranieri l'immenso patrimonio che noi possediamo, che è fatto di monumenti, è fatto di dipinti, è fatto di manoscritti, libri, illustrazioni, ed è fatto anche dalla stessa città di Napoli, che grazie alla sua storia a strati riesce a far rivivere più di tante altre città la storia. Cosa ci può dire del suo ente? Cioè, come contribuisce questo ente all'offerta culturale del turismo? Noi abbiamo tra i nostri compiti quello della conservazione, della tutela e della valorizzazione. Conserviamo questo patrimonio, nel senso che se ha dei danni cerchiamo di ripararli, lo tuteliamo cercando di renderlo consultabile nelle forme previste dal nostro regolamento organizzativo, e lo valorizziamo con esperienze come questa mostra, che ha lo scopo di raggiungere un pubblico vario, voi studenti, turisti, cittadini napoletani. Questo avviene nell'ordinario. Poi il nostro è un istituto periferico del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, e abbiamo circa 3 eventi all'anno che si chiamano aperture straordinarie, nei quali gratuitamente, come oggi, ma a un pubblico più vasto, perché lo facciamo la domenica, 2 domeniche a settembre e a ottobre e il 1° maggio,
apriamo le nostre sale al pubblico e raggiungiamo circa 2.000 persone che vengono durante ciascuno di questi giorni a visitare le nostre sale. E quindi in questa maniera abbiamo la valorizzazione ordinaria, il lavoro di tutti i giorni, la nostra è una struttura in cui gratuita, a differenza dei musei, in cui si viene, si legge, si studia e si consulta il materiale. Gratuitamente si visitano le sale e le esposizioni che organizziamo e infine c'è la valorizzazione speciale in quelle altre circostanze. Bene, tornando alle sue mansioni, potrebbe illustrarci nello specifico i suoi compiti e quali sono le difficoltà che deve affrontare svolgendo questa mansione, oltre ai punti di forza e ai compiti che svolge? Allora, rispetto a un normale funzionario, come avete sentito, io faccio molte cose. Quindi il mio è un caso un po' eccezionale che non dovete prendere ad esempio. Dovete immaginare che essendoci una situazione normale, non di poco personale come abbiamo adesso, le tre cose che io faccio come compiti speciali vengono affidate a tre figure diverse. Io le devo fare tutte insieme perché siamo diventati pochi in quanto non c'è ricambio generazionale. Ora, quali sono gli aspetti positivi? È, avendo passione per il proprio lavoro, l'entusiasmo nell'intraprendere queste esperienze, come le mostre da realizzare, gli incontri da creare con il pubblico. Stiamo cercando di coniugare molto musica e cultura. Stamattina stiamo ospitando un seminario di studi universitari su un'opera del Cinquecento che abbiamo aperto con un concerto di un gruppo musicale che fa musica del Cinquecento. Quindi questa è la parte bella, costruttiva, creativa. Le difficoltà quali sono? Avere pochi mezzi economici per realizzare le cose e quindi non abbiamo creato dei pannelli semplici. E l'altra difficoltà è quella riuscire a fare cose di qualità scegliendo bene cosa realizzare come eventi culturali in biblioteca, in modo da offrire a tutti i cittadini, dai ragazzi delle scuole, all'università, alle persone adulte, a ciascuno offrire l'opportunità di arricchirsi culturalmente. Bene, soltanto delle ultime domande per quanto riguarda il Maggio dei Monumenti. Sì. Spero che me ne poteste parlare un po' di quali sono le funzioni proprio di questo Maggio dei Monumenti e come è accolto dal pubblico, non solo quest'anno ma anche nelle edizioni passate. Maggio dei Monumenti ormai è diventata, per fortuna, una esperienza positiva che da quando è iniziata, sorprendendo un po' tutti, perché l'inizio del Maggio dei Monumenti prevedeva che fossero proprio i ragazzi delle scuole ad adottare un monumento e a raccontarlo ai turisti e ai visitatori. Rispetto a questo c'è ancora questa tradizione che si è consolidata e poi ci sono iniziative che vengono realizzate dalle varie istituzioni pubbliche o da fondazioni culturali a livello privato e piano piano il Comune ha fatto da punto di collegamento tra tutte queste iniziative, offrendo una campagna di informazioni che permettesse ai cittadini, agli stranieri, ai turisti di sapere tutto quello che si svolge nella città nell'arco di questo mese in modo da scegliere ciò che interessa di più. Quindi diciamo che è una grande occasione per la città di offrirsi ai napoletani che scoprono cose che non conoscevano, agli italiani e agli stranieri che ormai sono in visita qui da noi, si può dire, tutto l'anno. Ultimissima domanda sul Maggio dei Monumenti per quanto riguarda Giambattista Vico, come mai la scelta per rappresentare il Maggio dei Monumenti di quest'anno è ricaduta è una scelta dell'assessore Daniele, assessore alla cultura, che essendo laureato in materie filosofiche sapeva l'importanza e la grandezza di un pensatore come Vico e ha voluto lanciare una sfida. L'anno scorso fu scelto Totò, che è un personaggio che parla a tutti senza bisogno di grandi spiegazioni perché già lo conosciamo avendo rivisti i film. Invece Vico era una sfida diversa perché, pur essendo un grande napoletano, non era conosciuto se non da quanti lo studiavano
per interessi specifici. E quindi la sfida di rendere familiare ai napoletani un grande personaggio come Vico e farlo conoscere anche agli italiani e agli stranieri. E per fare questo abbiamo unito le forze anche in questo caso. Noi che avevamo gli autografi e le opere più importanti, abbiamo realizzato questa mostra più classica all'Istituto di Studi Storici, dove Vico in quel palazzo si recava a fare il precettore dei principi Filomarino, hanno allestito una mostra diversa, e infine alla Biblioteca Universitaria, dove il busto di Vico si trova tra quello dei grandi pensatori e scienziati della nostra università, hanno allestito una mostra e abbiamo fatto uno sforzo di fare tre cose differenti in modo da offrire al pubblico una conoscenza di Vico da diverse angolazioni. Poi ci saranno altre cose, adesso alla Sanità verrà fatto un recital, si farà musica in Villa Comunale con la banda dei Carabinieri che di solito partecipa, quindi ci sono manifestazioni di vario genere in modo da avvicinare anche nella Villa Comunale, c'è una statua di Vico. Quindi è un modo anche per noi napoletani di scoprire Vico, che è sempre stato qua ma magari non ce ne accorgevamo. Grazie a voi, grazie a voi.